siamo stati come popolo della Campania a Pomigliano alla manifestazione della FIOM, proprio perché per dire basta a questo calpestio assurdo dei diritti conquistati da anni dai nostri genitori, dai nostri nonni. Non è retorica, in realtà loro hanno dato il loro sangue, hanno dato la loro vita, e noi non permetteremo assolutamente che questi diritti vengano annullati da chi fa di questa Italia un proprio giocattolo. Non ci siamo, basta! Articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non sulla prostituzione. La sovranità appartiene al popolo, appartiene a noi, che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, non delle leggi ad personam. Magari si facessero manifestazioni tutti i giorni, perché la situazione è assolutamente di emergenza e bisogna mobilitarsi sempre, fare fronte comune, perché in questo momento siamo chiamati a fare resistenza. Diretta da una sua televisione, La vita degli altri, che è quel film che parlava della repressione che la Stasi faceva nei confronti degli studenti. Berlusconi, con una furbizia che gli è tipica, ma con un'ignoranza costituzionale che fa paura, non si capisce che la Stasi era uno stato monolitico che attaccava e controllava la vita degli studenti. Nel nostro stato la magistratura, che ha un potere separato dall'esecutivo, che ha una collocazione nella Costituzione perfetta, felice di incontrarvi. Noi ci siamo lasciati da poco, qualche mese fa abbiamo finito di raccogliere 1.400.000 firme, il maggior numero di firme raccolte per un referendum in tutta la storia repubblicana. Eppure noi abbiamo subito lo scippo della democrazia in diversi casi. Già nel 2007 abbiamo depositato una legge di iniziativa popolare che è ancora lì alla Commissione Ambiente della Camera e del Senato, senza che questa sia stata mai vagliata né dai governi di centrosinistra né dai governi di centrodestra. Sono 15 anni che le privatizzazioni nel campo dei servizi idrici integrati vanno avanti in Italia. Questo è il momento di dire basta, questa è l'unica occasione che noi abbiamo di riaffermare il diritto a una democrazia diretta attraverso l'espressione del voto referendario. Una cosa che a me mi sta facendo riflettere molto, da Bagnoli, anzi da Pozzuoli a Bagnoli, si chiudono tutte le fabbriche, non c'è un magistrato o un partito politico o un movimento che va a verificare perché si chiudono quelle fabbriche. Cosa voglio dire? Se noi abbiamo nuove idee e nuovi modi di fare, possiamo fare un tracciato insieme. Se vengo a mente domani, o questi intellettuali che stanno all'interno di questo gruppo Viola si collegano o si collegano con il Partito Democratico di questo paese, e beh, io ritorno un'altra volta a casa mia. Grazie. Purtroppo è anche il mio Presidente del Consiglio, si è anche lontanamente sospettato di reati gravissimi come la concussione o la prostituzione minorile. Penso che la dignità sia un principio alla base della nostra Costituzione, e per questo vi voglio leggere l'articolo 2 che abbiamo saltato, ma che è fondamentale, penso, per capire un po' i principi a cui dovremmo ispirarci. E recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ecco, senza la dignità individuale, collettiva e politica, quindi delle istituzioni, io mi chiedo che democrazia è. Grazie.
scelto quindi di protestare a Napoli, unificando quindi le forze, unendo i vari gruppi locali, proprio per dare un segnale di quella che è la nostra protesta, cioè della nostra ribellione a quelle che sono le attuali politiche del governo. Invece di parlare di quelli che sono i reali problemi del paese, quindi il lavoro, la cultura, la scuola, i ragazzi, i giovani, gli immigrati, i beni comuni, si parla semplicemente di quello che è il contorno, di quello che in realtà sono situazioni che a noi non interessano, che però nel momento in cui vanno ad inficiare quella che dovrebbe essere la normale politica del nostro paese, a noi a quel punto interessano. Quindi non è una questione di moralismo, noi non siamo contro, non entriamo nella vita privata degli altri come alcuni vogliono fare credere, noi semplicemente vogliamo affermare con forza la nostra contrarietà a questa politica dilagante, che è una politica corrotta, una politica che non ci rappresenta. In realtà siamo noi, anche quando si dice decide il popolo, ecco, noi siamo il popolo. Questa manifestazione, che sono manifestazioni spontanee, non guidate da altri, siamo noi, tutti singoli, che non vedono più rappresentati da nessuna parte, nei movimenti organizzati evidentemente, nei partiti, negli organi che dovrebbero rappresentare gli interessi dei cittadini, non vediamo nostri rappresentati, non siamo rappresentati né delle nostre scelte, né nella nostra voglia di cambiamento, né nella necessità di abbattere un sistema. Ti racconto un po' come è stata organizzata la manifestazione. Allora, qui ci sono vari gruppi locali del Popolo Viola Salerno, Napoli e Caserta, e ci siamo incontrati un po' di tempo fa, abbiamo pensato di farli lavorare principalmente su tutta la Campania, di convogliarci qua a Napoli, e l'organizzazione è stata tutta tramite internet. Questa è, diciamo, la scelta che il Popolo Viola ha fatto dall'inizio, cioè darsi questo mezzo, aiutarsi mediante questo mezzo, e dobbiamo dire che i risultati spesso si vedono, anche se non sono quelli sperati, perché noi vorremmo molta più gente in piazza, però insomma il risultato c'è. E il tipo di organizzazione è fondamentale, cioè, diciamo che si trova in tutte le fasce, in tutte le classi, in tutte le fasce della società. Abbiamo studenti, lavoratori che ci aiutano ovviamente, e che nel caso specifico insomma hanno organizzato questo speaker corner qua a Piazza del Gesù. E diciamo, non abbiamo voluto dare noi una scaletta, non abbiamo voluto dare degli argomenti specifici, lasciamo parlare il popolo e ci rendiamo conto che un certo malcontento, un certo malessere c'è sempre, quindi la gente sale direttamente sul palco e parla a braccio, e parla del lavoro, della situazione della scuola, della spazzatura, ricordate, siamo a Napoli, e insomma questo è stato il tipo di organizzazione. Normalmente il taglio del Popolo Viola è sempre questa massima libertà anche durante la stessa manifestazione, senza darci degli schemi precisi che poi insomma devono essere eseguiti. Questo per quanto riguarda l'organizzazione. Poi, come puoi riprendere dietro di me, insomma, Piazza del Gesù non è stracolma, però è interessante, è un momento cioè ci interfacciamo con quello che è una parte di popolazione che ci segue. Uno degli esponenti del forum antirazzista, Pier. Dunque, per non essere retorico, praticamente comunque tutti quanti sappiamo quella situazione in cui stiamo tutti vivendo, subendo, soprattutto da parte della politica. Oggi noi, come forum antirazzismo, stiamo denunciando comunque il razzismo di Stato, istituzionale, che stanno proprio vivendo soprattutto noi immigrati. Io rappresento e sto qui in nome di alcuni comitati che hanno, come quello di Chiaiano, di Marano, di Mugnano, della zona collinare, di Giugliano, che in questi anni hanno lottato contro la devastazione ambientale creata dalle discariche, dagli inceneritori, da un piano rifiuti che ha portato ricchezza solo nelle tasche di pochi, mentre ha saccheggiato il territorio. Sono una studentessa, sono una donna, sono napoletana, quindi insomma ho vari motivi per essere preoccupata, disgustata, come
come tutti voi, credo, bene o male. E io sono anche giovane, quindi ho ancora tutta una vita da farmi, ho un futuro da preparare e coltivare. Ed è un futuro che non ho nessuna intenzione di fermarmi qui, per ovvi motivi, perché non vedo perché io debba essere rappresentata da una persona che non mi rappresenta in alcun modo, da una persona che non ha rispetto per i lavoratori, per le donne, per i magistrati, voglio dire figure fondamentali per una società. Sono stanca di sentire video, trasmissioni estere che parlano di noi proprio come se fossimo tutti esclusivamente puttanieri, ladri, gente che non fa niente dalla mattina alla sera. Io la trovo una cosa davvero sconcertante, e trovo ancora più sconcertante quello che ci viene insegnato in questa società, e cioè che chi va avanti sono soltanto le persone che hanno i mezzi per poter andare avanti. Mi spiego, il mio modello di donna, il mio modello di lavoratrice non è sicuramente una persona che prima fa calendari, poi diventa ministro di che? Pubbliche del no, pari opportunità, una che da igienista mentale va in Parlamento, una che va in televisione a mostrare il dito medio, prende, si alza, si leva. Non sono assolutamente i miei modelli sono, non lo so, una Rosy Bindi, sono la signora che ha parlato prima, che è precaria da non so quanto tempo, mia madre che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera. Agganciarmi al discorso della ragazza che ha detto che la mamma si fa quello così, vedete che le ragazze di oggi hanno preso diversamente alla lettera la parola per scuola. Per arrivare a posti dove bisogna veramente studiare per arrivarci e non andarci a soldi soldi. Come in diverse città italiane, anche qui a Napoli il Popolo Viola oggi è in piazza per manifestare contro questo governo che non ci rappresenta e che lede i nostri diritti, diritti sanciti dalla Costituzione, Costituzione che si sta cercando di svuotare continuamente, in quelli che sono appunto diritti fondamentali che dovrebbero esserci riconosciuti, diritto al lavoro, diritto alla cultura, diritto all'istruzione, diritto alla salute. Il Popolo Viola è oggi in piazza anche qui a Napoli e dal palco ci sono stati interventi di altre realtà che si muovono sul territorio, realtà come quella di Terzigno, come quella di Chiaiano, come il Comitato per la lotta in favore dell'acqua pubblica e come il Forum antirazzista. E in piazza oggi, anche domani, sempre, perché c'è da fare resistenza. Essere destinati alla cultura, all'università, alla ricerca, invece a loro conviene come manovra politica dare i soldi alla Chiesa Cattolica. Qui non si sta criticando il cristianesimo, non si sta criticando la religione, si sta criticando la Chiesa Cattolica che partecipa alle manovre politiche di questo Stato corrotto. Grazie.